Già nel 500 le Marche veniva considerata la regione più tartufigena d'Italia. Il tubero, in tutte le sue tipologie, era particolarmente apprezzato in tavola, una tradizione che continua ancora oggi. Sono diverse infatti le località che legano il proprio nome al tartufo, come nell'Alto Maceratese il comune di Pieve Torina, dove si è appena conclusa una riuscitissima edizione di Terre del Tartufo. La nostra regione vanta una vasta cucina dedicata in particolare al diamante nero, ma talvolta anche gli stessi ristoratori corrono il rischio di non abbinare correttamente i loro piatti con il vino più adatto, ed è per questo che da alcuni anni all'interno della guida Le Marche nel bicchiere, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, è inserita la sezione Le Marche dei Tartufi, i vini da tartufo delle Marche. Quella presente nell'edizione del 2024 è stata presentata proprio alle Palasport di Pieve Torina. Sono stati selezionati i 25 vini marchigiani che meglio si abbinavano a piatti preparati con le 5 tipologie di tartufi di uso più comune: il bianco, il bianchetto, il nero estivo, il nero autunnale o uncinato e il nero pregiato. I 5 vini scelti per ciascuno dei 5 piatti possono quindi fregiarsi del titolo Vini da Tartufo 2024. I titolari delle cantine sono stati premiati insieme ai 5 ristoranti e alle aziende che hanno offerto i tartufi durante la kermesse condotta dal presidente di AES Marche, Stefano Isidori. Le Marche, il connubio tartufo e vini nelle Marche è assoluto. Riusciamo a raccogliere tutti e 5 tartufi più nobili sul nostro territorio, dal bianco pregiato al bianchetto, al nero pregiato, all'uncinato e quant'altro, che nelle varie stagioni dell'anno si avvicendano, e perciò riusciamo sul territorio ad offrire questa ricchezza questa ricchezza che nasce dalla terra, così come nasce dalla terra il vino. E poi ecco, le Marche sono talmente variegate nell'offerta dei vini che riusciamo a trovare i migliori vini che esaltano le preparazioni con i vari tartufi. È un lavoro che ormai portiamo avanti da diversi anni, siamo dovuti stoppare per la famosa pandemia, perciò un paio d'anni che abbiamo ripreso questa sezione di vini da tartufo, coinvolgendo non solo i sommelier ma anche i cavatori, anche i ristoratori, perché poi ci deve stare questa unione di forza, no? Questa coesione tra i vari personaggi, le varie istituzioni per promozionare. Allora ecco che abbiamo creato questo circolo vizioso, no? Tra i cavatori, i ristoratori e noi sommelier, per scegliere il miglior tartufo da utilizzare nella migliore preparazione e poi da accompagnare con il miglior vino. E ancora, la bellezza della varietà delle Marche ci ha permesso di, poi magari sfogliando la guida vedrete, di non andare solo sul tradizionale, perciò le tagliatelle alla benito, perciò tagliatelle in brodo di carne con il tartufo bianco è un piatto della tradizione classica, ma anche delle rivisitazioni utilizzando il tartufo pure sul pesce, che di solito non era così indicato, però ecco, poi con degli accorgimenti, con l'utilizzo di alcuni ingredienti che servono proprio ad esaltare il profumo, la ricchezza aromatica del tartufo, siamo riusciti a variegare, perciò nelle 5 ricette c'è la tradizione, c'è l'innovazione, c'è il pesce, c'è la carne, c'è un po' di tutto. Ringrazio il presidente Isidori che ha voluto questa manifestazione qui a Pieve Torina. Diciamo che le Terre del Tartufo, che quest'anno ha visto una sorta di congiunzione tra Alba e San Miniato, ha portato questo territorio alla ribalta anche dal punto di vista della gastronomia. Ecco allora che i vini da tartufo, le Marche fanno squadra, la fanno qui a Pieve Torina, dove c'è la rappresentazione di quell'eccellenza territoriale sulla quale stiamo investendo. I nostri territori non possono non rialzarsi se non dalle bellezze paesaggistiche, dalla capacità tattile della disponibilità dell'ambiente e soprattutto da queste prelibatezze enogastronomiche che rappresentano un'eccellenza a livello italiano. Le Marche nel bicchiere è una guida che illustra un ampio panorama della produzione enologica marchigiana, con sezioni dedicate agli spumanti e ai vini passiti, ma anche ai vini da tartufo e agli oli monovarietali. Uno strumento per conoscere il territorio e le sue eccellenze, con schede di analisi sensoriale di 627 vini e 55 oli,
che racchiude l'enogastronomia delle Marche in un comodo volume tascabile. Insieme a Pier Giorgio Angelini seguiamo questa guida, cioè questo capitolo della guida, quindi vini da tartufo. Ovviamente il vino abbinato al tartufo è riferito più che altro al piatto, poi il tartufo che ci mettiamo sopra è un arricchimento del piatto, quindi giochiamo su questo. Quindi però l'idea di abbinare ad ogni stagionalità un vino e soprattutto un tartufo, che non è una cosa scontata, perché oggi l'idea nostra del tartufo è solo il tartufo bianco, mentre invece abbiamo degli ottimi tartufi dal bianchetto al nero all'estivo, quindi abbiamo tanti tartufi dove possiamo giocare in cucina ed avere un appagamento poi con i nostri grandi vini regionali a cifre anche, diciamo, meno dispendiosi, diciamo così. Qual è il vino? Ci fa qualche nome di quei vini che magari anche chi ci segue da casa, questo si può abbinare, chi non ha ovviamente la vostra preparazione, oltre a leggere ovviamente la guida che consigliamo, perché è acquistabile anche sugli store online e store digitali, quali vini ci può consigliare? Dico anche che è visitabile gratuitamente nel sito Ice Mark, quindi la possiamo consultare lì, oltre che comprarla, perché è una bella guida. Ma i vini noi coinvolgiamo tutta la regione, quindi dal Verdicchio al Bianchello all'Offida, ma soprattutto i Pinot Neri hanno giocato e i grandi nostri Sangiovesi hanno giocato un valore aggiunto a queste preparazioni al tartufo. Ovviamente quando parliamo di Sangiovese lo pensiamo magari su un filetto, quando pensiamo al Pergola l'abbiamo abbinato alle tagliatelle alla Benito, quindi con un sugo di brodo di cappone molto, molto abbondante, quindi questo vino che ci ripulisce benissimo la bocca. Oppure in altre occasioni con altre paste abbiamo messo il Verdicchio, il Bianchello o lo Chardonnay, addirittura in alcuni casi questi vitigni internazionali che vanno benissimo con il tartufo. Le Marche vantano una produzione vinicola di eccellenza a livello internazionale, particolarmente apprezzata per la varietà che permette ottimi abbinamenti con i principali piatti della gastronomia italiana. Vini che brillano anche quando accompagnano ricette a base di tartufo, come hanno avuto modo di ribadire Pier Giorgio Angelini e Claudio Modesti dell'Ice Marche. Sono adatti i vini che legano soprattutto con la preparazione culinaria. Se noi andiamo a esprimere un concetto di cucina, che cosa è il tartufo? Sono dei profumi che noi andiamo ad aggiungere a una preparazione culinaria. Quindi il vino sotto questo aspetto deve avere un'intensità olfattiva importante che vada bene in tandem con quello dei tartufi. Ma siccome i tartufi sono un prodotto della natura che vuole preparazioni opulente, grasse, tendenze dolci, soprattutto i tartufi bianchi, ecco che abbiamo bisogno di vini di corpo, di struttura importanti, come ne abbiamo tanti tra i Verdicchi, i Pecorini, per quello che riguarda i vini bianchi nella nostra regione. Quindi focalizzarsi sui profumi del vino, il profumo del tartufo, ma anche il corpo del vino e la struttura della preparazione culinaria. Questo è un aspetto importantissimo per dare tanta piacevolezza finale. La presentazione della guida ha visto il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Alberghiero Tarantelli di Sant'Elpidio a Mare, coordinati dall'insegnante, chef e sommelier Pierpaolo Piermarini. A selezionare le due tipologie di tartufi da degustazione con un assaggio a base di uova, Daniele Violoni, noto come The Lord of Truffle, imprenditore marchigiano, conoscitore del mondo dei tartufi.